Parliamo di un'iniziativa importantissima promossa dal Comune di Beinasco in occasione della giornata mondiale della sclerosi laterale amiotrofica. La presentazione del libro, Il ramarro verde, di Michele Riva, scritto in collaborazione con Gabriella Serravalle. Vediamo servizio per capirne e saperne di più. In occasione della giornata mondiale sulla sclerosi laterale amiotrofica è stato presentato il primo libro di Michele Riva, beinaschese affetto ormai da 8 anni da questa grave malattia neurodegenerativa. Il libro è stato scritto tutto con il solo movimento degli occhi, grazie ad un sofisticato computer a riconoscimento oculare, ottenuto grazie al contributo dell'ASL e della Regione Piemonte. La presentazione del Ramarro Verde è stata fatta a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, e il libro è la storia di Michele, dall'infanzia alla diagnosi a soli 41 anni della sclerosi laterale amiotrofica. Michele Riva è nato il 6 maggio del 1959 a Beinasco, dove tuttora risiede. Nel 1981 ha sposato Wanda, dal cui matrimonio è nato Fabio nel 1986. Ha studiato l'elettrotecnico, ma è entrato nel mondo del lavoro come tornitore e fresatore. Cambiando diverse aziende, ha progredito professionalmente fino a diventare responsabile tecnico di una piccola industria. Anche la politica l'ha appassionato. È stato cofondatore dei Verdi di Beinasco e ha fatto l'assessore nella sua cittadina negli anni 90. Nel 2000 l'impatto con la SLA, il rifiuto della malattia, la crisi respiratoria e il suo primo libro, Il ramarro verde. L'amministrazione comunale è stata vicina come sempre al cittadino in questi, diciamo, nei momenti di necessità, nei momenti di bisogno, per aiutare i più deboli. Questo è stato da sempre, come dire, lo slogan dell'amministrazione comunale, stare vicino ai cittadini. Casi nei quali il paziente continua a vivere, nel caso di Michele Riva peraltro è successo un mezzo miracolo, perché la malattia sono 2 anni che in qualche modo si è fermata e Michele quindi continua la sua battaglia per la vita, era importante consentire a lui, ma adesso lo consentiamo naturalmente a tutti quelli che ne hanno bisogno, di utilizzare i moderni strumenti che consentono di comunicare con il mondo. Nel caso di Michele, un comunicatore vocale del costo di 25.000 euro, quindi un costo rilevante di cui la Regione si è fatta carico. Noi abbiamo anticipato in qualche modo il Governo, che ha previsto nei LEA, cioè nei servizi, nei livelli essenziali di assistenza, quindi nelle cose da garantire ai cittadini, i nuovi ausili tecnologici che consentono non solo a Michele ma a tutti quelli che hanno patologie invalidanti in qualche modo di comunicare.